tanto, insomma, ecco, è importante questo. Io sono alla pari con loro, se c'è da lavorare mi ginocchio a terra, se non c'è stato da lavorare ci sediamo e ci prendiamo un bel dolce o un caffè. È importante, come si fa in una famiglia, così facciamo tutti i giorni. Ho insegnato un anno intero di programmazione, di ricerca, di tutto. Domenica 29, dopo domani. Un motivo in più per ringraziarla, perché veramente stanno preparando la sfida. No, e quindi ho lasciato il regista un momentino. Perché se qualcuno ti chiama vuol dire che hai seminato, in un certo modo seminato penso abbastanza bene, quindi ed è bellissimo, bellissimo essere qui. Guardate, credetemi, state in un posto fantastico. Grazie, davvero. La signora Passaro non conosceva bene Mercato San Siro. Più o meno Mercato San Severino la conosciamo, però è il municipio che non quando ha visto il Palazzo Vanvitelli, cioè è rimasta proprio... Sono senza parole. Adesso aspettiamo il sindaco, c'è una giornalista di un sito online, la dottoressa Noia. Sì. Volevi fare qualche domanda così? La domanda che più lei già ha risposto, come si fa a mantenersi umili nonostante diciamo, il successo? Come si fa a non farsi montare la testa? Allora, prima di tutto la famiglia, la risposta, cioè l'educazione familiare, e rimanere con i piedi a terra, e poi il successo che mi è venuto, io penso è una conseguenza proprio di questo. Mi è venuto per caso, sai, avevamo un bellissimo vestito in vetrina a Salerno, è passata a Maracà, Spagna, di là l'abbiamo vestita nel nostro atelier di Salerno. E al matrimonio mi ha invitata con la mia famiglia, eravamo a tavole con ministri, con persone, con gli stilisti che non le avevano fatto l'abito, perché lei sia Armani che Fendi le avevano fatto lo schizzo per l'abito, quindi quando lei poi mi portò la partecipazione mi disse guarda Pinella tu starai a tavola con gli stilisti, l'avrei voluta strozzare, dico senti ma tu mi metti nella fossa dei leoni, e invece poi sono state delle persone meravigliose, ma avevano sotto i portici, avevano al borgo questo negozio di proprietà che era poi del bisnonno. E quindi è da allora, il primo abito di mano, conoscevo poco ed è un mio limite probabilmente dovuto all'impegno, al mio lavoro che mi attanaglia tanto, conoscevo poco Mercato San Severino, scusi ho parlato troppo. No, accomodiamoci, no. Mettiti, gentilmente registrate perché c'è il No News che voleva un video, vabbè. Qualcuno che è bravo a registrare per loro. Grazie, vabbè. Sindaco. A te la parola. Grazie a te, sei tu l'idea tu. No, è che si io dice. Sono di compagnia. No, tu sei il top perché devo dire la verità e poi cedo la parola al sindaco. Noi abbiamo realizzato questa manifestazione che si teneva già anni fa. Dopo 8 anni il sindaco ha suscitato in me una motivazione forte per far ritornare High Fashion e soprattutto la cornice di Palazzo Vanvitelli e Piazza Ettore Imperio dove si terrà l'evento. Io non ho potuto dire di no al sindaco di Mercato San Severino che con la sua gioventù ha portato in me un vento di un'idea nuova che penso noi rispetteremo in un certo modo, perché la manifestazione di domenica 6 ottobre darà a Mercato San Severino una visibilità regionale. Penso anche che la presenza della dottoressa Pinella Passaro, sul campo, le ho detto anche questo al telefono, perché quando uno conquista una avrei voluto esserlo, ma lei, mio marito mi ha rubata e mi sono sposata a 18 anni. Lei sul campo ha conquistato la laurea della vita che dà posti di lavoro, 70 posti di lavoro. Io spero in futuro, visto che la signora Pinella guarda molto al territorio salernitano dove è nata, Cava dei Tirreni, Salerno, Battipaglia, io spero per il futuro che magari conoscendo meglio la Valle dell'Irno possa dare spazio e lustro anche a questo territorio. Ci sono tutte le condizioni, certo, con l'amministrazione Somma, Mercato San Severino, di poter fare un ragionamento di piattaforma per
una prospettiva che a medio respiro possa dare anche soddisfazione al suo gruppo. Ma non c'è nessun problema se fatto per tempo, con programmazione. Perfetto. E soprattutto ecco, questo fine settimana del 6 per me purtroppo è impegnativo, perché sono purtroppo qua, nelle sfilate ci devo mettere il naso io, non c'è niente da fare, devo stare io dietro le quinte, devo soffrire io. E allora però ho voluto sempre per questa attenzione davvero particolare verso di me, la mia famiglia e la mia azienda, dire di sì con un solo abito, che sarà l'abito wow della mia sfilata. Sarà un po' difficile sceglierlo perché ce ne stanno parecchie wow. Male che va, chiamiamo o Caterina Balivo o chiamiamo la Guaccio, in questo momento più la Guaccio. La Guaccio è carinissima, sì, Caterina meravigliosa. Io parlai di lei a Napoli con Caterina Balivo quando venne a presentare il libro, perché anni fa noi ci conoscemmo proprio a Cava dei Tirreni con Caterina, a una sua sfilata quando lei veniva da Miss Italia. Vabbè, sì. Detto ciò, io cedo la parola al sindaco di Mercato San Severino. Ringrazio qua dell'associazione, ci sono anche alcune modelle che parteciperanno alla sfilata di domenica. Cedo la parola al sindaco, il quale nel suo intervento preciserà alla signora Pinella Paz che io non sono un folle se la chiamo a 2 settimane, a 3 settimane dall'evento, perché il sindaco me l'ha chiesto ad agosto e io veramente pieno di entusiasmo ho accettato questa sfida, perché sapevo che questa manifestazione è rimasta nel cuore delle persone a San Severino. Certo. Però oggi, grazie all'entusiasmo di questa nuova amministrazione comunale, noi abbracciamo un orizzonte molto più ampio, perché basti pensare che noi in 10 anni di iniziative la signora Pinella Passaro ha scoperto iFashion soltanto meno di 3 settimane fa. Quindi questa volta noi torniamo in un certo modo, se torniamo lo facciamo perché abbiamo in mente una prospettiva medio lunga, e in questo percorso, in questo iter, mamma, lo dico a te Andrea, dovrà essere un pilastro di questo nostro progetto. Sono Andrea, va bene? L'ultima cosa, perché mentre tu non c'eri la signora Pinella ha precisato, è un onore per noi averla doppiamente, perché il 29 noi siamo stati invitati, farà la sfilata che fa sempre a Cava dei Tirreni, perché la signora Pinella Pastro prende Cava, Milano, Roma, nemmeno Napoli un'ora, onorerà Mercato San Severino dopo Cava, proprio perché ci ho messo l'entusiasmo, l'ho convinta, però davvero la signora Pinella secondo me si è convinta da sola. Infatti io sono convinto che a Mercato San Severino nascerà un rapporto, diciamo, di corsia preferenziale con tua mamma, perché l'ho vista già quando è scesa dall'auto, ha visto Palazzo Mabitelli che non conosceva. Grazie per... Può essere una bella collaborazione. Ma senz'altro. Grazie. Posso dire una cosa io? Se ovunque ci fosse questo entusiasmo, questa serie di proposte che nascono anche al minuto, sarebbe un'Italia meravigliosa. Non avete ancora sentito il sindaco.